Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti per questo nuovo gameplay di Tales of Symphonia qui col vostro Vale93Bat. Allora, abbiamo fatto un po' di cose opzionali lo scorso video e adesso siamo a Ima. Cos'è? Sembra che stia succedendo qualcosa davanti alla locanda. Andiamo a dare un'occhiata. Bene, si sta indebolendo. Finiscilo. Ferma. Non vi impicciate. Questa è la nostra preda. Clara, ferma. Vogliamo salvarti. Per favore, stai calma. Ah! E via. Maledizione, inseguiamo quel mostro. Così. Colette, prof, state bene? Sì. Clara ha perso questo. Questa è la chiave della torre del mana. Capisco, è stata Clara a prendere la chiave della torre. Spero che stia bene. Sì, andiamo alla torre del mana e troviamo la tecnica curativa di Boltzmann per Clara e Pietro. Ah, quindi adesso praticamente possiamo entrare nella torre, giusto? Ma prima... ho iniziato un viaggio secondo i dettami della chiesa di Martel. Sì, ma che fatica. Ok. Vedo qua questo calderone. Non è che c'è il tizio delle ricette da qualche parte qui? No, non mi dà nessun modo di reagire, diciamo. Perciò, va bene. Vediamo di andare... qua ci sono i Felis esploratori. C'è il tizio che commemora. No, non c'è un cane. Dove cavolo sono scappati? Boh, vabbè. Ho come l'impressione che prima o poi ritroveremo Clara trasformata in mostra da qualche altra parte. Comunque, adesso sappiamo che possiamo recarci alla Torre del Mana. Perché prima non so se l'avevo fatto vedere in qualche video, avvicinandoci ci diceva appunto che la porta era chiusa e non si poteva assolutamente entrare, ecco. Quindi adesso dobbiamo semplicemente arrivare di qua. Allora, dobbiamo sorpassare il ponte che si trova da quella parte. Oh mio Dio, due addirittura in un colpo solo, no, grazie. Eccolo là, il ponte. E madonna, ma siete veramente insopportabili in questo video, ragazzi. Mi state rompendo l'anima proprio. Oh. No! Cazzo. Che cos'è? Ah, cazzo. Ah, comunque sì, ho cambiato scena con Colette alla fine. Perché, vi chiederete? Boh, non lo so manco io. Volevo cambiare ogni tanto. Ok. Ehi, non ti azzardare a toccare Colette. Ok. Bene così. Stavo andando bene di qua. Sì, stavo andando bene. Allora, la torre del mana... dovrebbe essere di qua. Sì, sì, è di qua, ok. Perfetto. Dovremmo anche riuscire a vederla, infatti. Esattamente qui. Ora, non so che mostri troveremo sulla torre del mana. Però... mi sa tanto che saranno abbastanza forti. Quindi, vediamo un po'. Torre del mana. Na 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 na. Ecco Rain che già si agita. Incredibile! E così questa è la Torre del Mana, costruita per contemplare la Torre della Salvezza. Sì, credo proprio di sì. Cos'è? Ma insomma, Lloyd, sei un disastro. Lo abbiamo studiato anche a scuola. È una torre che la Chiesa di Martello usava come tempio per rivolgere le preghiere alla Torre della Salvezza. Da notare che non si sta ferma un secondo Rain da dietro.
tuttavia è stata chiusa molto tempo fa, quando all'interno sono stati avvistati dei mostri. Devo assolutamente entrare. A quanto dice il libro della rigenerazione, è molto probabile che sia un sigillo. Però non c'è nessuna pietra dell'oracolo. Comunque propongo di proseguire. Ah, quindi questo sarebbe un altro sigillo? Ok. Però, quanti libri? Oh, pensa a quanto sapere è racchiuso nelle pagine di quei tomi. Ehi, è una pietra dell'oracolo! È esattamente come è scritto nel libro della rigenerazione. Questo è un sigillo. Colette, ti spiace avvicinarti? Sì, professoressa. Non si è aperta. No, guarda quel circolo magico. Straordinario, questo meccanismo è entrato in funzione grazie alla pietra dell'oracolo. Ciò significa che dobbiamo fare qualcosa con quel meccanismo. Sembrerebbe proprio così. La cosa si fa interessante. Lloyd, mettiti al centro di quel circolo blu. Cosa? Va bene. Ginis, tu vai da quella parte. Vai in quello. D'accordo. Ah. Oh, ehi! Professoressa, si è aperto! Non più. Ma che diavolo? A quanto pare non si apre se tre persone non si sistemano sui circoli. Il che significa che tre di noi devono rimanere qui. È pericoloso, ma non abbiamo molta scelta. Esattamente, non vorrei trovare la porta chiusa quando torniamo indietro. Allora Lloyd, scegli tre persone, a parte Colette, che rimarranno qui. Io? Va bene. Rin soffre di sdoppiamento della personalità? Scusala, a volte è un po' bizzarra, ma in fondo ha un buon cuore. Colette, stai bene? Sei gentile a preoccuparti per me, ma sto bene. D'accordo. Ok, quindi... Colette deve rimanere per forza, da quello che ho capito, giusto? Quindi... Rain? La Torre del Mana. Mi piacerebbe studiarla. Vuoi far venire Rain con te? No. Ce l'hai con me per caso? Allora, Ginis. Vengo io con te, Lloyd, vero? No. Cosa? Ma dai! Colette? Tu e un'altra persona dovete venire con me, ricordi? Ah. Sheena, che dice? Anch'io voglio venire. No. Devo aspettare qui, sarà noioso da morire. Già, purtroppo ragazzi, mi porto Kratos perché può curare come Rain e può dare mazzate come me e anche come Ginis in quanto ha alcune magie, perciò è il membro più affidabile. A patto che non interferisca con i tuoi piani, mi piacerebbe accompagnarti. Andiamo? Bene. Mi dispiace ragazzi, ma Kratos per il momento è il membro più utile del team. Si è aperta. Bene, quelli che rimangono indietro non si muovono da qui. Quindi siamo solamente in tre adesso. Wow! Ok, addio. Oh no. Che cos'è questa roba? Ah, non sembrano tanto forti, però, dai. Vai, ok. No, non sono... Oh, ho trovato una memogemma, ottimo.
Quindi prima o poi potrò salvare anche in questo dungeon, mi state dicendo. No, niente, niente da fare. Che sta facendo Colette? Ah, fiume d'angelo. Grande Colette. Ok. Bene così. Non stiamo perdendo neanche troppa energia. Madonna, ma quanto è... Quanto è lunga sta torre? Ah, ecco. Elmo chiuso? Vediamo un po'. Elmo chiuso che fa? Aumenta la difesa e diminuisce un po' l'int. Protegge la testa e il viso. No, a Lloyd meglio questo, che almeno ogni tanto cura. Che cos'è? Ah, ok, è uno di quei puzzle che usano la luce. Allora, vediamo un po', Allora, devo sicuramente illuminare quello, giusto? Ok. Ah, bene così. Ok, questo che cos'è? Cos'è? Oddio! Lloyd, è straordinario! Deve essere collegato a un sistema qui intorno. Lloyd, puoi vedere da queste parti? Da questa parte, scusa. Wow, che forte è questa macchina! Ehi là, anch'io riesco a vederti. Lloyd, mi senti? La porta di questo lato si è aperta. Entriamo anche noi, ci ritroveremo prima di spezzare il sigillo. Sì, capito. Oh no, no 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 no. Questa è una brutta cosa, che cos'è? C'è un libro intitolato Prosperità e Dinastia di Balacroft. Ok, ok, ok. No. Ci sono altri libri da queste parti. La tragedia di Triet. Suppongo che ci sono vari libri. Che? Hai trovato il libro di Boltzmann. Ora possiamo salvare Pieter. Esatto, ora che abbiamo il corno d'unicorno dovremo farcela. Ah. Buono a sapersi. Qui che abbiamo? Vita di un sacerdote. Sì, lo sappiamo. Qui. La ricetta definitiva. La leggendaria ricetta definitiva è custodita dalla famiglia del cuoco delle meraviglie, lo chef Ramsay. Si dice che il suo gusto sia indescrivibile, che porti il sorriso sulle labbra di chiunque. Anche l'alleanza del cuoco occulto la sta cercando e la feroce guerra culinaria continua. Fantastico. Quindi loro stanno di là e noi... Ah, per fortuna non bisogna lottare. Allora. Quindi... Abbiamo bisogno... di questo... e di questo. Perfetto. Andiamo di qua. Oh, che bello non dover combattere con qualcuno. Ah no, c'è un mostro là sopra. E fortunatamente non ce ne sono più. Io però ho come... Allora. Ho come il terrore che uno di quei tre... Così sia il mostro imbattibile. Vediamo. Giubba lunare. Exogemma. Deve essere lunare. Che bello. Allora, vediamo che cosa sono. Veste lunare. Una veste con una luna ricamata. Mette una luce fioca. Ok, va bene. E la giubba lunare invece? Forse per Scina? Tunica bianca? No. Boh, forse la giubba lunare per Lloyd e company.
Allora, vediamo subito. Dunque, suppongo che questo deve andare qua. Dopodiché, allora, questo si propaga. Questo dovrebbe andare così. Anzi, aspetta. No, così non andiamo d'accordo. Aspetta. Se io lo metto di qua, fa anche di qua, giusto? Quindi, se io questo lo metto un po' più qua e questo lo metto qua, accende tutti e due quelli lì, giusto? Quindi, se per finire io vado di qua, vediamo, vediamo. Allora, questo non cambia niente, perciò questo continuiamo a mandarlo di qua. Questo qui che fa? Non cambia nulla. Allora, di qua deve andare per forza di qua, giusto? Ah, aspetta un attimo, forse ci sono, forse. Ok. Così. Così. Allora, questo più qua. E lo mettiamo così. Perfetto. Abbiamo attivato. Andiamo a dare un'occhiata di qua. Che ce n'è un altro? Oh, ehi! Anelli ferrati. Vediamo. Allora, anelli, anelli. Mi sa che sono per Colette gli anelli ferrati, eh? Poi ci diamo un'occhiata. Allora, e di qui. Ok. Di qui. No, anche noi dobbiamo lottare. Porca miseria. La cosa si fa abbastanza dura. No, no. Ok. Cerco di. No, cazzo. Questa è dura. Oh mio Dio, questa è dura. Via. Via, fuga. Ok. Diamoci alla fuga scatenata. Ok. Non voglio lottare solo con loro tre perché purtroppo non sono fatti per la lotta, diciamo così. Mi trovo bene con Lloyd e Kratos, però solo con questi tre no. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, no. Maglia di ferro, wah! Ok. Exogema livello 2 e. No! Cozzo! Fuga! Via! Ok, ce l'abbiamo fatta, non puoi inseguirmi, bastardo! Allora.
Sembra che ci siano anche apparecchiature fabbricate con la magitecnologia. Andiamo sopra quel piedistallo rotondo. Oh, ehi, è apparso qualcosa. Riesci a sentirmi? Siamo riusciti ad avanzare. Sarebbe meglio riunirsi prima di procedere. Va bene. Ah. Sembra facile. Oh, ehi. Ecco qua. Ora sì che è facile. Ma da che parte stiamo andando? Ah, ci ritroviamo sempre qua. Ok. Mettiti su quel piedistallo. Se funziona come quello all'entrata, il prossimo passaggio dovrebbe aprirsi. Quindi abbiamo di nuovo tutti? Sì, abbiamo di nuovo tutti, ok. Penso che vada bene così la squadra, in fondo, in fondo. Colette in forse, però... Ah, a proposito, vediamo anelli ferrati. Sì, eccoli qua. Guarda lì. Sono eccezionale rispetto a quelli che ha adesso. Ah, la giubba lunare, tra l'altro, dà molto di più a Colette. Questi non ci interessano, ok. Va bene, direi che possiamo andare. Ok, vediamo cos'è questo sigillo. Uff, ragazzi, sono stanchissimo. È perché all'inizio sei sempre troppo entusiasta. È mana, sta fuoriuscendo un violento flusso di mana. E che cos'è? Oh oh. Oh oh. Cos'è questo coso? Aia. Che sta succedendo? Ah. Beccati questo. Ok. Allora, Rain. Infermiere. Colette, dove cazzo vai? E dai. Cazzo. Yubaris di merda. Che cacchio è? Ah. Kratos, aiutami. Dai. Ok. Oh, grazie Colette. Mamma mia che fatica. Colette usa molti buff, secondo me. Che cos'è? Ho visto una figura. Prescelta per la rigenerazione. Sei stata brava ad arrivare fin qui. Ora offri le tue preghiere all'altare. Sì. Vabbè, come sempre, lei si avvicina. Oh, Dea Martell, grande protettrice e madre della terra, concedimi la tua forza.
Chi è la dea Martell? Luna? Dov'è Aska? Accipicchia ha parlato. Senza Aska non posso fare niente, non posso stringere patti o fare giuramenti. Vi prego, trovate Aska per ripristinare il mio potere. Eh? Mi sono perso qualcosa, ragazzi? Come sempre arriva Remiel. Il tuo viaggio è stato lungo, sei stata brava ad arrivare fino a qui, Colette, prescelta. Grazie, celeste Remiel. Concedimi di donarti la mia benedizione. Grazie. Devi fare un ulteriore passo per diventare un angelo, eppure sembri inquieta. Ah no, ne sono molto felice. Bene, prescelta, il tuo viaggio sta dunque per concludersi. È giunto il momento di rallegrarsi, il sentiero per la Torre della Salvezza è aperto. Dirigiti alla Torre della Salvezza e offri le tue preghiere per la rigenerazione. Solo allora potrai salire le scale del la scala del cielo. La Torre della Salvezza? Il mondo sarà finalmente rigenerato. Ci sarà veramente la rigenerazione? Farò come dice celeste Remiel. Addio! Addio! Ti attenderò l'ultimo sigillo, Colette, figlia mia. Diventerai un angelo come me. Finalmente iniziamo a intravedere il traguardo. Andiamo alla Torre della Salvezza. Colette, ne sei sicura? Sì, sto bene. Accidenti. Colette ha preso sacrificio. Cioè? Che cos'è sacrificio? Sacrificio. Potere angelico, attacca i nemici e cura il gruppo in cambio della tua vita. No, non voglio che Colette si sacrifichi così. No, no, no. Ok. Ci hanno ripristinato tutti i punti nel frattempo. Va bene, e con Sheena mi pare di capire che qui non possiamo stringere alcun patto, giusto? Vediamo. No, non possiamo stringere nessun patto. Vabbè. Che dire. Ok, mi sta bene. Quindi, fondamentalmente abbiamo finito. Oh, ehi, ci è mancato poco. Vattene. Vabbè. Niente. Ah, ok. Abbiamo ottenuto del latte da un orso. Non so come sia possibile tutto ciò, ma smettiamola di farci domande. Allora, per uscire da qui... Ah, ci dobbiamo fare pure tutte le scale indietro? Beh, rincuorante, devo dire. Almeno non siamo solo con Genis, Rain... dai. Ok. Non ci provare, spadina. Ok. Argento bianco. Questo ci può sempre servire per fare dei bellissimi oggetti dal fabbro, o come si chiama lui. Madonna, quanti ne stanno? E questi?
Ninja difesa! Ok. Che ci danno questi? Un cavolo. Danno pochissima esperienza sti mostri, eh. Mi aspettavo almeno, voglio dire, sopra i 100. Invece danno 60. Ok, abbiamo trovato il libro di Boltzmann, giusto? Quindi praticamente abbiamo terminato. わかりました。今日はここで休みましょう。コレット、どうしたんだ？声を失ったのではないか。 Oh no. そんな。 Poverina. Dai, non riesce più a parlare. Che cacchio di angelo è uno che non parla? Minna, kite kurenai kana? Dostanda kyū ni? Doshite atashi ga Miko no inochi o neratte ita no ka? Hanashite okitai nda yo. Kikimashou. Kono sekai ni wa sonzai shinai anata no kuni no koto o. いいえ。でも、あなたが言ったのよ。シルバラントは救われるって。それなら、あなたはシルバラントの人間ではないってことでしょ？ああ。あんたは本当にシルバラントにはもったいないずの思ってるんだね。その通りさ。私の国はここにはない。この仕事。What? どういうことなの？私の国はテセアラ、そう呼ばれている。テセアラ？テセアラって月のこと？まさか。私の国は確かに地上にある。私にだって詳しいことはわからないんだ。でもこのシルバラントには光と影のように寄り添い合う もう一つの世界がある。それがテセアラ。つまり私の世界さ。寄り添い合う二つの世界。二つの世界は常に隣り合って存在している。ただ見えないだけなんだ。学者たちに言わせると空間がずれているんだと。とにかく二つの世界は見ることも 触れることもできないけれど、確かにすぐ隣に存在して干渉し合っているってわけさ。干渉し合うってどういうことだ？マナを搾取し合っている。片方の世界が衰退するとき、その世界に存在するマナはすべてもう片方の世界へ流れ込む。その結果、常に片方の世界は繁栄し、片方の世界は衰退する。 砂時計みたいにね。待ってよ。それじゃあ今のシルバラントは？そう。シルバラントのマナはテセアラに注がれている。だからシルバラントは衰退する。マナがなければ作物は育たないし、魔法も使えなくなっていく。女神マーテルと共に世界を守護する精霊もマナがないからシルバラントでは暮らせない。 結果、世界はますます滅亡への坂道を転がり落ちる。じゃあ、ミコによる世界再生はマナの流れを逆転させる作業なの？そういうことだね。ミコが封印を解放すると、マナの流れが逆転して封印を司る精霊が目を覚ます。私はこの世界再生を阻止するために送られてきた。 超えられないはずの空間の亀裂を突き抜けて、テセアラを守るために。それは、シルバラントを見殺しにするってことか。そう言うけど、あんたたちだって再生を行うことによって、確かに存在しているテセアラを滅亡させようとしてるんだ。やってることは同じだよ。信じられないわ。私が証人だ。 私はこの世界では失われた召喚の技術を持っている。
んな目で見ないどくれ、コレット。あんたがそんなつもりじゃないことは分かってるよ。私だってどうしていいのか分かんないんだ。テセアラを守るために来たけど、この世界は貧しくてみんな苦しんでてさ。でも私が世界再生を許してしまったら、テセアラがここと同じようになってしまう。でも今は僕たちに協力してくれてるよね。だからってテセアラを見捨てることはできないよ。私には分からないんだ。なあ、他に道はないのか。シルバラントもテセアラもコレットも幸せになれる道はさ。俺だって知りたいよ。そんな都合のいいものは現実にはないのではなくて、我々にできる最善のことは今危機に瀕しているシルバラントを救うことだ。例えば世界を再生しないでディザイアンだけ倒したらどうかな。確かに牧場は破壊してきた。しかしディザイアン全員を滅ぼせるわけではない。マナもやがて枯渇する。マナってそんなに大事なものなのか。魔法使いや学者以外はあまり気にしたこともないかもね。命にとってマナは水よりも大切なものなんだよ。それがなければ大地は死ぬんだ。すべてを構成する源がマナなんだよ。おとぎ話のようにマナを生み出す大樹はこの世のどこにもない。私たちは限られたマナを切り崩して生きているのよ。かつての魔科学がどうして失われたと思う？世界からマナが消えたから。そう、魔科学はマナを大量に消費するの。このままではシルバラントもいずれ魔科学同様マナを失って消滅するわ。コレット、レミ、ああ、文字を書いてくれてるんだな。レミエル様にお願いしてみる。二つの世界を救う方法がないか。もしもうまくいかなかったら、私はやっぱりあんたを殺すかもしれない。シーナ。その時は私も戦うかもしれない。私もシルバラントが好きだから。分かったよ。どうあってもあんたは天使になるんだね。Oh beh, sembra che questo sia quanto per questo episodio, ragazzi. Io vi consiglio comunque di mettere mi piace, commentare, mettere nei preferiti se volete, perché mi aiuta tanto. Ci vediamo per il prossimo episodio e un ciao qui dal vostro Vale93 Bar. Ciao!